Innanzitutto noi come Ordine degli Architetti abbiamo già da tempo iniziato un percorso all'interno delle amministrazioni comunali della provincia di Agrigento sull'obiettivo di rigenerare i nostri territori. Questa iniziativa rientra in questa attività culturale che stiamo ponendo in provincia di Agrigento e soprattutto nel territorio di Canicattì. Questo è un importantissimo momento per parlare non solo della licenza popolante di Canicattì per i suoi 550 anni, ma per parlare di un monumento che, come tutti i monumenti che fanno parte anche all'interno del nostro centro storico, devono essere valorizzati e devono essere fruiti. Ed è per questo che attraverso la memoria storica noi possiamo pensare al passato, possiamo pensare di parlare di rigenerazione urbana. Questo è l'inizio di una collaborazione che è già stata intrapresa con l'Ordine degli Architetti della provincia di Agrigento nelle scorse settimane, che vede appunto il nostro centro storico e le nostre bellezze storiche, partendo, dicevo, dal Rudere Castelbuonanno, partendo dal centro storico, dai palazzi presenti nel nostro territorio, proprio per far rivivere queste zone abbandonate e per appunto rappresentare un momento di crescita culturale e al contempo economica della nostra città. L'Istituto Italiano dei Castelli si è già interessato a questa città in altre due occasioni. Già nel 2012 è stato questo convegno sull'armeria del castello, oggi conservata alla Galleria Nazionale di Capodimonte, e successivamente, l'anno successivo, quando l'Istituto Italiano dei Castelli, insieme al Rotary Club di Canicattì, la città di Canicattì e l'amministrazione comunale di Canicattì, ha donato un pannello indicatore per il castello. Castello del XIV secolo, nonché residenza del Bonanno dei secoli XVI e XVII. Sì, abbiamo voluto questo incontro porre, proprio per porre l'attenzione sulle problematiche legate agli interventi di restauro, agli interventi di conservazione e di valorizzazione del patrimonio artistico-culturale. Poco fa, come dicevo nella conferenza stampa, oggi noi ci troviamo più che mai ad intervenire in un patrimonio di immobili sopravvissuti. Sopravvissuti perché? Perché oggi si presentano sotto stato di rudere dovuta a una mancanza di manutenzione, all'incuria, a una funzionalizzazione avuta diversa nel tempo, per cui questo momento ci consentirà quindi di vedere esempi di concreti di restauro, dove verranno affrontate anche delle tecniche e delle metodologie per poter intervenire nei confronti di questi Dubbio, è un momento innanzitutto di sinergia culturale tra soggetti attivi e l'Ordine degli Architetti d'Agrigento, che ha promosso unitamente all'Istituto Nazionale dei Castelli e il Comune di Canicattì questo evento, nel quale anche la Fondazione Architetti del Mediterraneo d'Agrigento, che ho l'onore di rappresentare, si propone come parte attiva e in un momento che è finalizzato innanzitutto alla divulgazione del patrimonio storico, architettonico e monumentale, ma principalmente alla sua valorizzazione e protezione. Perché la protezione passa attraverso la divulgazione e salvaguardia, devono essere proiettati verso poi la fruizione e la restituzione dei monumenti alla società civile. Per cui questo importante evento può rappresentare senza, e deve rappresentare senza dubbio, una spinta propulsiva per un fenomeno che deve avere continuità nel futuro e che deve trovare nei centri storici, come quello preziosissimo di Canicattì, un substrato sul quale lavorare per sfruttarne le potenzialità che sono.